fiammate, anni 60, girano in centro sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con diavolo attaccati a una targa. Dammi una special, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi, sei una Vespa special che... Una bella festa di fine estate per il Vespa Club di Rivarolo. Sì, è la sesta edizione e questa sera sembra proprio anche che il tempo ci abbia messo del suo, ci ha perdonato, cioè ci ha graziato del tempo, non piove. Ma che dire, siamo in 120 e nulla. Questa serata è una serata particolare perché andremo a consegnare il primo premio vinto da un ragazzo di Rivarolo il 30 giugno per il Memorial di Cavezzana, Luciano, e poi c'è la famosa donazione che noi diamo ogni anno alle persone o agli enti che hanno più bisogno. Quest'anno è toccato ai Vigili del Fuoco di Pornier, perciò c'è un paio di ragazzi qua. Devolviamo a loro una somma per noi importante, che è quello che abbiamo potuto raccogliere in questi mesi, sono 400 euro per loro, che servono per tutto ciò che può servire, chiaramente, è ovvio. E Andrea, un ragazzo di Rivarolo, vince il primo premio della sottoscrizione a premi ed è una Vespa 50 Special. Eccola qua. Eccola. Ti toglie i problemi. Questa è una festa di fine stagione, ma in realtà il Vespa Club è sempre attivo. È sempre attivo, tant'è vero che dopo questa domenica qui, fra due domeniche avremo un raduno internazionale e poi chiudiamo veramente l'epilogo del 2019 con la famosa castagnata e la faremo in sede da noi qua a Rivarolo, via San Francesco 12. Anche lì castagnata aperta ai soci, amici dei soci, parenti, cioè quando è festa per tutti e così deve essere per tutti quanti. Fuori città.